Benvenuti o ben ritrovati sul canale Preparazione 2.0. Continuiamo il nostro ripasso estivo con un estratto della lezione del 15 maggio, dove abbiamo analizzato un dominio di funzione davvero particolare, da risolvere con metodo grafico. Ma entriamo nel dettaglio. La nostra Chiara ci ha inviato questa funzione davvero molto particolare. È una radice di 3 seno di pi greco x più 4x alla seconda meno 4x. Ok, allora di questa nello specifico bisogna valutare il dominio. Allora, ovviamente partiamo, diciamo, dalla parte esterna. È una radice di indice pari, quindi dovremo porre l'argomento della radice più 4x alla seconda meno 4x maggiore o uguale a 0. Allora, risolvere analiticamente questa tipologia di disequazione non è fattibile perché abbiamo, come vedete, una funzione goniometrica a cui però è associato un polinomio. Come posso fare a risolverla? Abbiamo due metodologie. La prima è studiare questo blocchetto come se fosse una funzione, quindi provare a valutarne i limiti, la crescenza e la decrescenza, quindi cercare in qualche modo di arrivare al grafico di questa funzione per poi andarne a valutare il segno. La seconda, che forse è quella un pochino più agevole, è quella di procedere attraverso una risoluzione grafica. Come? Innanzitutto separo i due blocchi, quindi separo la parte polinomiale, quindi 4x alla seconda meno 4x, dalla parte goniometrica. Quindi scriverò 4x alla seconda meno 4x maggiore o uguale di meno 3 seno di pi greco x. A questo punto che cosa facciamo? Trattiamo i due membri come se fossero due funzioni separate. Questa la chiamo f1 di x e questa per noi sarà f2 di x. Cerchiamo quindi di arrivare al grafico di queste due funzioni e dal quale poi ricavare indicazioni in merito a questa disequazione principale. Andiamo quindi a separare le due funzioni, quindi scriverò da una parte la f1 di x, che è 4x quadro meno 4x, dall'altra ho la f2x che è meno 3 seno di pi greco x. Allora, la prima è una parabola, quindi per poterla disegnare ricaviamo il vertice che è meno b fratto 2a meno delta fratto 4a. Il delta in questo caso è banalmente, sarebbe b alla seconda meno 4ac, quindi è 16. Quindi andando a sostituire, meno b, quindi 4 fratto 2a, quindi 8, e qui avremo meno 16 fratto 4a, quindi di nuovo 4 per 4, 16. Ok, quindi il nostro vertice è, andando a semplificare, 1/2 meno 1. Per poter disegnare la parabola ovviamente in maniera un pochino più precisa, oltre al vertice sappiamo sicuramente che ha concavità rivolta verso l'alto perché il coefficiente di x alla seconda è positivo, ma proviamo a calcolare le intersezioni con l'asse x, quindi 4x quadro meno 4x uguale a 0, quindi raccogliamo un 4x che mi darà x meno 1 uguale a 0, quindi andando ad utilizzare le proprietà ovviamente dei fattori riguardo la moltiplicazione, otterremo una soluzione data dal 4x uguale a 0, e cioè x uguale a 0, l'altra da x meno 1 uguale a 0 e quindi x uguale 1. A questo punto quindi la nostra parabola come potrà essere disegnata? Allora inizio a disegnarla qui in cima sperando che ci sia, ma credo proprio di sì, anche perché poi il trucco per risolvere questo tipo di equazione consiste proprio nel disegnare le funzioni nello stesso grafico. Quindi abbiamo una parabola che ha vertice 1/2, quindi cerchiamo di essere precisi, perché più siamo precisi e migliore sarà la qualità di quello che diciamo. 1/2 meno 1 è il nostro vertice,
passerà la nostra parabola per 0 e per 1. Ok, questa è la nostra parabola. Per quanto riguarda invece questa seconda funzione, quella che ho chiamato qui f2x, in questo caso si tratta di una funzione goniometrica. Che può essere ricavata per trasformazioni di grafici a partire dal grafico della funzione seno. Quindi partendo dal grafico elementare del seno, riusciamo a ricavare il grafico di meno 3 seno di pi greco x. Ora, innanzitutto notiamo che non è una x semplice, ma è un pi greco x. Quindi partiamo col dire che il periodo, l'abbiamo visto proprio ieri, è 2 pi greco perché è 2 pi greco per quanto riguarda il seno, fratto il coefficiente della x, che in questo caso è pi greco, quindi il nostro periodo sarà 2. Inoltre, cosa notiamo? Che se per esempio x uguale a 0, arriviamo a pi greco x uguale a 0. Se x è uguale a un mezzo, arriviamo a dire che pi greco x vale pi greco mezzi. Se x è uguale a 1, arriveremo a dire che pi greco x è uguale a pi greco, con x uguale 3 mezzi arriveremo a dire che pi greco x è 3 mezzi pi greco e con x uguale 2 otterremo che pi greco x è 2 pi greco. Perché ho notato questo? Perché come vedete i riferimenti dei nostri quadranti, che come al solito sono 0 pi greco mezzi pi greco, 3 mezzi pi greco e 2 pi greco, come abbiamo imparato a fare fino ad ora, con questo artifizio messo all'interno dell'argomento del seno, si sono ricondotti a numeri, come vedete, sprovvisti del pi greco. Quindi avremo 0, 1/2, 1, 3 mezzi e 2, che però ci permettono di ottenere gli stessi valori del seno. Allora, andiamo quindi a disegnare. Innanzitutto vado qui, ovviamente io lo disegno tra 0 e 2 pi greco e poi lo andiamo a prolungare per periodicità e anche per simmetria, sapendo che la funzione seno è una funzione di natura dispari. Solo che qui, anziché mettere i classici pi greco mezzi, pi greco, 3 mezzi pi greco e 2 pi greco, dovremmo riportare, vabbè, lo 0, poi l'1 mezzo, l'1, il 3 mezzi pi greco e il senza pi greco, scusate, il 3 mezzi l'abbiamo appena detto, ce l'ho messo, e il 2 pi greco e il 2 di nuovo col pi greco sono fissata. Ok, allora noi sappiamo quindi che la funzione seno come è fatta? Parte da 0, ha pi greco mezzi, che in questo caso sarà un mezzo, assume il valore 1, quindi qua salirà fino a 1. Scenderà toccando qui lo 0, andiamo qui meno 1, quindi in questo caso sarà 3 mezzi per poi ritornare a 2. Quindi questa è quello che ho disegnato in nero, è il seno di pi greco x. Attenzione però che è moltiplicato per 3, quindi andiamo a moltiplicare ciascun valore di y per 3, ovviamente 0 per 0, 0 per 3 fa 0. 1 per 3 farà 3, quindi va a finire qui in cima, a questo punto qui. 0 per 3 farà sempre 0 e qui vado molto in basso, 1, 2, ecco, come al solito mi vado a ridurre. Qui siamo a meno 3, meno 3, ok? E tornerò a 0. Quindi questo che io sto disegnando in rosso, applicando ovviamente le regole di trasformazione di grafici, è 3 seno di pi greco x. Però come vedete la mia funzione, quella che ho evidenziato in verde, è meno 3, quindi devo applicare un ribaltamento rispetto all'asse delle x, quindi questo punto andrà a finire in meno 3, quindi qua giù, e questo andrà ok, mentre gli zeri resteranno zeri, quindi ecco qui quella in verde è meno 3 seno di pi greco x. Ok, ottenuto questo grafico, ovviamente io adesso lo andrò a prolungare, come vedete, per simmetria. Ok,
e ovviamente in meno un mezzo mi prendo un valore di riferimento, la mia funzione varrà 3. Ora, dato che io qui ho una parabola e devo andarla a confrontare con il nostro grafico del seno al fine di ottenere appunto informazioni sul segno di questa disequazione, cerco di prendermi dei valori specifici anche per quanto riguarda la parabola. Per esempio, provo a prendermi il valore meno un mezzo e 3 mezzi, in modo che poi qui io possa andare a confrontare correttamente con il seno. Quindi la parabola, quindi F1 di meno un mezzo, questi punti perché li ho scelti? Perché ho visto che sono importanti al fine del confronto con il seno. Quindi sarà 4 meno un mezzo al quadrato meno 4 per meno un mezzo. Questo mi darà 4 per un quarto più 4 per un mezzo. Vabbè, lo scrivo. Quindi alla fine, andando a semplificare, otterrò 3. Quindi F, quindi qua in meno un mezzo, la mia parabola arriva esattamente in 3. In maniera analoga, andando a sostituire il 3 mezzi, quindi avremo F1 di 3 mezzi, sarà 4 3 mezzi al quadrato meno 4 per 3 mezzi, quindi avremo da fare 4 per 9 quarti, quindi qua si semplifica, meno, qui vado a semplificare il 4 col 2 e resta 2, quindi meno 6, quindi mi darà di nuovo 3. Quindi qui in 3 mezzi, che orientativamente qui, assumerò lo stesso valore 3. Perfetto, la parabola è abbastanza bilanciata. In questo stesso grafico adesso ci devo riportare questo grafico, quello verde che ho ottenuto per la funzione F2. Allora, detto questo, cancello un attimino qui sotto solo il passaggio che ho utilizzato per ricavare ovviamente i valori. E vado un pochino ad allungarmi, devo riportare quindi questa verde, quindi come vedete, magari la metto in un altro colore, la mettiamo sempre in verde. Ok, parto da 0, poi vedo che in un mezzo vale meno 3, quindi 2 e 3, arrivo qui giù, ok, poi ritorno in 1, quindi qua torno in 0. In 3 mezzi vale 3, quindi ritorna qui e poi torna qui a scendere. Da questa parte in meno un mezzo varrà 3. Se adesso andiamo a disegnare il grafico del seno, quindi partiamo da qui, andiamo in giù ovviamente, salgo. E poi in teoria lo continuo, vabbè, ma a quel punto non ci interessa più. Vado qui e poi ovviamente lo continuo, ma anche lì a quel punto non ci interessa più, aggiusto solo un po' qua il grafico che mi è venuto un po' sbilenco. Ok, allora, quando è che è verificata, come vedete, la nostra disequazione? È verificata quando la F1 che è associata alla parabola è maggiore, cioè si trova al di sopra della F2, che è questo meno 3 volte il seno di pi greco x. Detto questo, sicuramente, come vedete, qui, quindi per x minore di meno un mezzo e per x maggiore di 3 mezzi, sicuramente è verificata questa condizione. Quindi intanto noi qua siamo in grado di dire che con certezza x deve essere, siccome va bene anche l'uguale, minore o uguale di un mezzo, e x deve essere maggiore o uguale di 3 mezzi. Andiamo a vedere qui in mezzo. Qui in mezzo, se vedete, allora da meno un mezzo fino a 0 è sopra il grafico verde, mentre da 0 di nuovo a 1/2 è sopra il grafico rosso. Quindi l'altro pezzo che andremo a prendere sarà questo, quindi unito x compreso tra 0 e 1, e quel punto lì. Quindi quale sarà il nostro dominio? Potremo andare da meno infinito fino a meno 1/2 incluso, poi da 0 a 1 e poi
da 3 mezzi fino a più infinito. Spero che anche questa review sia stata di vostro gradimento, vi saluto e vi aspetto nuovamente sul canale Preparazione 2.0. Ciao a tutti!